Stasera 4-3, però c'è un 4-2 che l'8 dicembre del 2012, secondo me chi era l'anno scorso in campo non se l'è dimenticato. A Roma, tocca di nuovo la Roma l'8 di dicembre, un anno dopo. Quanta voglia c'è di battere l'imbattibilità della Roma? Sì, non solo quella partita, mi ricordo anche in Coppa e poi anche in casa che siamo stati sempre, devo dire, sfortunati contro loro. Sicuramente abbiamo tanta voglia a reagire e fare un buon risultato contro loro. Lennart, dall'anno scorso che non segni, diciamo così, sei uno dei pochi che non ha segnato in questa Fiorentina, ti manca un po' il gol, oggi l'hai cercato? Sì, sicuro che mi manca, perché sentire sempre che sono unico che non ha fatto gol mi mette anche un po' in pressione. Però sono contento oggi come sono andate le cose, anche se non ho segnato, come se forse ho segnato. Cosa ha rappresentato per te questa sera indossare quella fascia? Tutto, è un grandissimo piacere per me, è stato portare la fascia di capitano e anche fare due gol. Per me è sempre importante perché non faccio troppi. Ci dobbiamo abituare quest'anno a questa Fiorentina matta, che ci fa soffrire fino all'ultimo. Pure noi soffriamo, no? Che ci divertiamo quando siamo fino alla fine in nostra area, aspettando che forse fanno un gol, no? Credo che dobbiamo gestire, migliorare in quell'aspetto le partite, forse anche oggi di più, perché avevamo due gol di differenza e un giocatore in più. Dobbiamo gestire meglio la partita, credo che dobbiamo migliorare anche quello. È stata una settimana pesante a livello di critiche, la sconfitta di Udine, la partita di Guimarães che credo tu abbia visto in televisione, eppure uno stasera guarda la classifica e la Fiorentina è al quarto posto. Allora, cosa dire ai tifosi? No, noi la squadra siamo abbastanza tranquilli, noi sappiamo qual è il nostro lavoro, se sta che a volte non si fa bene una partita e perdi, è normale dentro di una stagione. Quindi noi siamo tranquilli, oggi abbiamo dimostrato che abbiamo gioco, che possiamo farlo bene e siamo su in classifica, quindi tutto va bene. 5 mesi fa Pescara ha lasciato la Fiorentina al quarto posto, la ritrovi adesso al quarto posto. Ti faccio una domanda facilissima, ce la fa quest'anno la Fiorentina andare in Champions League? Io penso che dovrebbe arrivarci, perché comunque l'anno scorso c'era già una bella base, una base importante, poi la società ha investito tanto e quindi almeno a inizio campionato sembrava che dovesse benissimo arrivare tra le prime tre, poi sono successe parecchie cose, non lo so, però penso che l'obiettivo è arrivare tra le prime tre sicuro.